sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Salve a tutti, ci segnalano ad Arezzo in via Cavour una piccola magagna, vediamo quale. Sì, siamo qui in via Cavour, è una delle strade principali e dovrebbe essere una delle più belle della città di Arezzo, e questa strada è completamente scordata dal comune, perché è una strada buia completamente, è una strada che non si vede entrare Piazza San Francesco, non c'è le porte, non c'è niente, è una cosa veramente vergognosa, come si possa scordarsi di una strada così importante, di una strada così bella. È chiaro che tutte le cose non possono andare bene nella città, però è anche vero che una strada come questa, completamente buia, i negozi quasi sempre chiusi, perché la gente che viene a fare non ha un incentivo per venire, è chiaro che il comune deve prendere provvedimenti e deve illuminare una città, una strada che è il fiore all'occhiello della nostra città. Quindi va preso assolutamente dei provvedimenti, perché questa piazza San Francesco deve essere una piazza illuminata, una piazza bella, una piazza che la gente che viene di fuori possa vedere questo gioiello della nostra città. Chi ci amministra ci aveva promesso di illuminare meglio la città, soprattutto quegli angoli che sono un po' bui e che possono, diciamo così, indurre in tentazione qualche malintenzionato. E invece? No, niente, qui è completamente buia. È chiaro che in campagna elettorale si dice tante cose che dopo, una volta che è stato eletto, sembrerebbe che diventasse la città più bella d'Italia, se promette, se va, ma che no, non ha nessun valore. Resta il fatto che questa città oggi, che questa strada oggi è completamente buia. E non so come facciano dei commercianti a averci ancora un'attività, perché, ma poi più della metà dei negozi sono quasi sempre chiusi, per la fiera aprono cose e così. E quindi credo che non sia una bella cosa per tutta la città. Uno che viene e che vede che la piazza San Francesco non c'è una luce, nel piantito c'è tutti i problemi, che qualcuno ci cascherà, devono mettere mano per forza, perché, ripeto, questa è una vergogna. C'è da dire una cosa, che molte attività commerciali chiudono, l'abbiamo visto anche qui in via Cavour, ci sono tanti fondi sfitti, e se poi quei pochi commercianti che resistono stoicamente e vanno avanti li mettiamo in condizioni di lavorare nel peggiore dei modi, beh, allora alla fine. Ma è giustissimo, perché poi in un posto così dovrebbe essere un commerciante, dovrebbe dire: ho la fortuna di stare nella zona di Piazza San Francesco, via Cavour, perché veramente è una fortuna. Io ti posso dire che delle sere ho visto per il corso fino là al Canto dei Baci la gente normale di Arezzo, non molta. Qui verso Piazza San Francesco, verso Via Cavour, non ci viene nessuno, perché è buia, è troppo buia, non c'è attività, c'è solamente Artemio, che ha una grande galleria, un punto di ritrovo per gli intenditori che viene a vedere, ma quando arriva qui vede. No, lui accende la luce, è l'unico che accende la luce e che illumina con i suoi soldi, con le cose, via Cavour, ma dopo qui è buio pesto proprio completamente. Restate con noi un attimo e torneremo con Sportello Reclami. Stiamo affrontando il problema della scarsa illuminazione in via Cavour ad Arezzo. Qui la sera, come ho detto, si fa capate, perché è buio, ma poi è buio di quello nero, no? Perché c'è buio stantio e quello proprio nero nero. Ecco, qui siamo nel buio nero, non si vede niente. Se io non lascio le lampade accese queste fuori e poi la vetrina illuminate, la gente non sa più
dove andare, quello che fa, c'è i negozi chiusi, serrande tirate giù anche a quest'ora. Dico io, quindi il comune dovrebbe provvedere e dare un'occhiata e dire: signori, tenete i negozi, però teneteli aperti, io provvederò a illuminare. E invece qui è sempre buio pesto. Vengono gli stranieri, entrano in piazza, in piazza San Francesco, sembra che entrano in un tunnel nero. La chiesa non si sa nemmeno se c'è una chiesa o se c'è un night, perché è buio, pesto, mettete un faro, io dico e ripeto, mettete un faro per illuminare la chiesa di San Francesco, perlomeno che si veda che la chiesa di San Francesco, dove è Pier della Francesca, che tutti voi pontificate del comune, e tutti naturalmente, ma in modo particolare, perlomeno fate questo sforzo. Abbiamo fatto notare nel corso della prima parte di Sportello Reclami, anche qui in via Cavour, tanti fondi sfitti. Vanno fatti risorgere, no? Naturalmente se nessuno fa niente va sempre più in decadenza, no? E questo è il discorso. Corso Italia è illuminatissimo, si svolta qui, buio nero, una galleria. Dico, quindi provvedete, ma non passate mai, dico, ma quelli del comune non passano mai di qui a via Cavour, non vedono, non si rendono conto. Dopo pontificano e dice: ci sono i turisti, sono arrivati i turisti, c'è tanti turisti. Vi ripeto ancora una volta, imparate da Cortona. La volete capire o no? Imparate da Cortona. Le luci vanno tenute accese. Lampadine, io pago, c'ho le bollette e pago, quando arriva l'ora, che ogni due mesi mi sembra, che 350-370 euro al mese perché tengo le luci accese. Avete capito o no? È tutto per oggi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose